mai pensato in questi minuti se tu avessi mollato nel momento in cui eri un po' giù in questa settimana? Io ero convinta di mollare, questo è il punto, nel senso che, come ho detto prima, avevo passato proprio un periodaccio, dico basta, dico io lascio stare, che non è per me, dico tanto non arrivo, che sono venuta a fare questo non l'ho mai detto, perché comunque, come ho detto prima, con le ragazze ho sempre avuto un bellissimo rapporto, nel senso che non ci sono state discussioni, problemi, quindi stavo bene qui fondamentalmente, solo che dopo un po' mi ero scoraggiata, quindi dico vabbè. Sì. Adesso però è tutto... No, adesso non ne ho di magoni e penso che non ne avrò ancora per parecchio tempo. Quindi. Cosa stai provando? Cosa sto provando? Non mi sto rendendo conto. Cioè non mi sto proprio rendendo conto. Cosa succederà da questo momento in poi secondo te? Da questo momento in poi mi dovrò impegnare moltissimo, credo. Mi dovrò impegnare moltissimo perché è una grande responsabilità. Io adesso ho visto Maria cedendomi la corona, che si è messa a piangere, mi ha detto in bocca al lupo, sono contenta, mi raccomando. Vederla piangere, io credo che lei in questo momento abbia vissuto un'altra volta la sua incoronazione. A chi dedichi la vittoria? A tante persone, a tantissime persone, non ne ho una in particolare, mia nonna che mi sta guardando, i miei zii, mio fratello, tutti quanti, gli amici, tutti, mi hanno sostenuto davvero tutti quanti, quindi non potrei dire solo una persona. In bocca. Crepi. Ecco qui Francesca. Questo è... Eccola. Sono con mamma e papà della nuova Miss Italia, è scontata la domanda, ma che emozioni state provando? Partiamo col papà. Ovviamente sono emozionato ma felice allo stesso tempo per mia figlia. Ovviamente ecco, ci sembra un sogno che stiamo consolidando ancora adesso, ecco, vedendo voi che ci intervistate, fate le foto. Un augurio ecco, per il suo futuro. Che possa esprimere la sua personalità e ecco, realizzarsi. La mamma. E che resti sempre con i piedi per terra, ma credo che lo faccia in quanto è una ragazza in gamba. Credo che sia una bella soddisfazione e anche responsabilità essere i genitori della più bella d'Italia. Sì, sì, questa è una responsabilità in effetti e dovrà rappresentare l'Umbria, l'Italia in particolar modo, quindi sì. Ci sentiamo anche noi parte responsabili. Se ormai è arrivata a 19 anni, il suo carattere va abbastanza, sono contento di questo visto che è abbastanza formato, diciamo io. In bocca al lupo. Crepi. In un colpo solo Miss Cinema e Miss Eleganza, e non capita tutti i giorni, intanto credo che sia una bella responsabilità indossare queste fasce. Esatto, sì, è bellissimo, è stata un'esperienza bellissima perché comunque viene a contatto con un mondo che sicuramente non ha a che vedere con il mondo reale, anche perché vivo in un paesino, quindi certe realtà neanche le potevo immaginare, anche perché qui comunque c'è anche molta disciplina, degli orari, delle prove, comunque si è sempre molto molto attivi durante tutta la giornata, comunque è stata un'esperienza veramente magnifica. E qui abbiamo Francesca Testasecca e Giulia Nicole Magro. Chi delle due è la nuova Miss Italia? Signori, voi avete scelto con il vostro televoto. Francesca Testasecca!